Allora, Maria Teresa Meli, ben ritrovata all'Aria che tira, firma politica del Corriere della Sera. Allora, partiamo dal presupposto che l'alleanza giallo-verde non possa ricostituirsi, ma a questo punto come leggi l'intervista di Alessandro Di Battista oggi sul Fatto Quotidiano? Che messaggio vuole lanciare e soprattutto riesce a ricomporre un Movimento 5 Stelle che invece sembra oramai diviso su tanti rivoli? Io credo che non ci riesca neanche Di Battista, dopodiché il cuore di Battista, come quello di Di Maio, batte a destra, perché è stata una pia illusione del Partito Democratico, di Italia Viva, di pensare a che fare, di avere a che fare con gente che non fosse populista, sovranista e di destra, perché per la maggioranza questo è i veri populisti, anzi sono proprio i grillini. E quindi io penso che sia un loro modo di essere e di sentire, dopodiché Di Battista capisce che adesso può avere un ruolo, e il suo ruolo ovviamente non può essere quello di dar ragione a Conte, perché sparirebbe sotto, cioè, il cono d'ombra di Conte, e quindi vede Di Maio indebolito e cerca di assumere lui un ruolo forte in aiuto di Di Maio. Sono tutte tattiche politiche, dove che io penso, come Senaldi, che non andranno mai insieme. Posso dire però una cosa, che perché stavo guardando il filmato adesso di Conte, che a me risulta, insomma, non mi piace molto. A me il capo di un governo che querela il capo dell'opposizione, ecco, io lo trovo brutto da vedere, e anche per la democrazia.